Hello? Hello? Mi sembrano tanto quelle spiagge piene di pinguini, tutti ammassati insieme. Vietnamiti a svista d'occhio. Hola! Oggi facciamo 200 km di 500 per avvicinarci sempre di più alla meta. Hola! Benvenuti nella sala di montaggio. Per chi non avesse mai visto un video sul progetto Snake, in questo momento sto concludendo il viaggio e mi trovo nell'ultima fase, ovvero sto attraversando tutto il Vietnam in moto e mi mancano gli ultimi chilometri. Quindi questo video è un vlog di quest'ultima fase. 200 km degli ultimi 500. Buona visione! Sono le 6 di mattina. Vamonos! Uscito da questa stanza. A qui c'è una differenza di temperatura epocale. Sembra di stare all'inferno e sono solo le 6 di mattina. Che poi, che video fai, che video non fai? A sto punto devo macinare i chilometri. Facciamo un vlog dove li maciniamo insieme. Tetris, perfetto. L'unica cosa che non è esteticamente decente è questo. Ci dovrebbe essere un telone di plastica, però per il momento questo avevo e sta funzionando. Quindi teniamoci questo lenzuolino come protezione dalla monnezza che va sugli zaini. Ora però copro guantini per il sole, caschetto tattico. Si spegne. Perché fai così? Ok, che... ma che capocchia c'hai stamattina? Qua, che bello partire a questi orari e non c'è letteralmente nessuno per strada. Veramente una favola. A parte quando si acchiappano le zone fighe, come negli altri motovlog, in realtà il Vietnam è così. Cioè, le strade, nei 1000+ chilometri che ho fatto, non sono mai cambiate. Sono sempre così lisce, perfette. E, corna facendo, che gli imprevisti ci possono essere sempre, però levato il fatto che i camion ogni tanto, cioè, fanno questi sorpassi un po' del cazzo dove te li potresti trovare di faccia con un minimo di attenzione, ve la cavate. Una cosa che mi fa impazzire è che ogni tanto sulle strade ci sono tutte queste bandiere rosse che sventolano ovunque, ed è una cosa particolare da vedere. Sono molto fieri di aver vinto la guerra, a quanto pare. Li capisco pure. Più interessante di quando viaggi in Vietnam è quando ti ritrovi qua, ovvero nel nulla, con i buoi che mangiano dentro i campi e con la merda di vacca sulla strada. Ed è molto interessante quando ti trovi qua, perché, cioè, finché va tutto bene, va tutto bene. Però se per un motivo o per un altro si rompe il filo della frizione, a bocchine, mamma, si rompe il filo della frizione, buchi, fai, cioè, non saprei bene come uscirmene. Poi magari potrei fare l'autostop, potrei dormire in un campo, che vorrebbe dire dormire qua dove sono le tombe, però insomma non è una situazione in cui vorrei essere. Poi un'altra fregatura è che non posso mettere il telefono qui, che vibra tutto, e avendo l'iPhone si rompe tutta la stabilizzazione delle camere, e quindi ogni volta, a ogni incrocio, mi devo fermare, ed è uno sfandegamento di cazzo. Siamo i fatussi, siamo i fatussi. E poi c'è questo lato, che non so se definirlo un lato negativo, che a un certo punto impazzisci e dovendo di fare ore e ore e ore di tragitto da solo, cominci o a cantare o a parlare da solo. Però a livello importante, cioè cominciano proprio dei dialoghi futuristici, come se avessi fumato chissà che cosa. Benvenuti nell'Oceano Pacifico. Potrebbe sembrare una cartolina dalla Florida. E invece siamo in Vietnam. Mi sono fermato un attimo per mangiare e bere qualcosa. Solo che ogni volta che entro in quei negozi non riesco mai a capire cosa potrei mangiare. La moto sta lì. In realtà sembrano dei negozi. Sono dei negozi. Però sono delle case. Cioè, questa è la casa. E per fare il negozio l'hanno ampliata. Quindi in realtà questo che sembra un supermercato è la casa di una persona. Benvenuti in Vietnam. Casa, questo doveva essere tipo il garage, però adesso è un supermercato. E sono tutte così in Vietnam, tutte così. Questa è pure figa. Comunque ho trovato la mia salvezza. La colazione dei campioni. Poi le merendine le chiudono sempre dentro questi pacchetti
pieni di aria per non farle schiacciare. È una cosa molto intelligente. Miammi, ma quanto è bella Speranza. Ci voleva. Vamonos. Quando mi chiedono come sono le strade in Vietnam, così, ovvero perfette, tranne quando le stanno aggiustando. E comunque non è come in Italia, che per... in Italia, Sud Italia, che quando aggiustano ti buttano la colata di asfalto a capocchia e poi appiattiscono un pochino. No, qui tagliano proprio il pezzo di strada e lo rifanno. Vabbè, perfetto, che figata di lavoro. La cosa che mi fa impazzire del Vietnam è quando vedo chiunque che stia lavorando che indossa questi cappelli, che è molto caratteristico di qua, che se ci pensate sono geniali. Wow. E qua stanno mettendo l'asfalto a mano. E poi rulli compressore. C'è rettilineo perfetto. Questo è uno dei tratti che hanno appena aggiustato. Perfetto, è perfetto. Adesso me ne vado prima che sto rullo compressore mi schiatta pure a me. Vi ricordate prima quando vi dicevo che le persone adibiscono le case a negozi? Bene, in questo momento mi trovo nella casa di una persona perché avevo bisogno di bere qualcosa e sono entrato in questo fantastico negozio che adesso vi faccio vedere. La macchina, ingresso di casa, che è anche molto carino, e sono stati estremamente gentili, mi hanno messo anche il ventilatore. Facendo due scalini li trovate qui al supermercato. Sono stati estremamente gentili perché ero talmente distrutto che mi ero steso qui e mi hanno detto: ma che facciamo, stai facendo? Vieni dentro. E mi hanno dato la macca. Una cosa che faccio quando mi fermo ogni volta è questa, ovvero che se devo lasciare la moto così da sola, ok che non succede niente, però se proprio si devono fottere tutto, faccio in modo di mettermi il passaporto in tasca, perché quantomeno si alzano le probabilità di ritornare a casa. Yuppi duppi duppi, yuppi du. Ci voleva proprio quel momento relax. Mi sento rinato. Alla fine, dopo un sacco di scombussolo, sono finito qui. Mi sembrano tanto quelle spiagge piene di pinguini, tutti ammassati insieme. Vietnamiti a svista d'occhio. La cosa incredibile è quando sono arrivato, essendo un mezzogiorno in punta, per strada non c'era nessuno, e adesso all'improvviso tutti quanti insieme. Hello! Hello! La cosa interessante di sto posto è che non vedo nessun turista, nonostante sia pienissimo di gente. Evidentemente è un posto famoso dove si vengono a fare il bagno. Il sole al tramonto. E questa è la situazione. Ah, quello che mi dispiace di più in assoluto è il fatto che in questa situazione dove ogni giorno devo macinare chilometri per arrivare alla capitale, adesso me ne mancano 300, che però farò in due tranche di due giorni diversi, non ho tanto tempo da dedicare a fare video. Questa roba qui ve la posso raccontare in maniera molto veloce. Questo video lo intitolerò Come pinguini in Vietnam.